i compagni che hanno buttato giù queste due righe, i partecipanti, che credo che siano di sintesi, i partecipanti al gruppo di lavoro, partecipazione, prevenzione, eccetera, propongono che le sezioni di medicina democratica, ognuna nello specifico delle esperienze e competenze più approfondite nel tempo, si candidi a realizzare iniziative di confronto e approfondimento sui diversi temi della difesa dei diritti della salute in cui coinvolgere tutto il movimento. L'obiettivo è quello di creare momenti di conoscenza condivisa finalizzate alla non delega ad altri del sapere scientifico e tecnico, coinvolgendo sia gli operatori che cittadini e malati. In questo modo il movimento può progressivamente consolidarsi, come già avvenuto per alcune problematiche, amianto, ambiente, come solido riferimento culturale e scientifico su cui basare iniziative di lotta per la salute a sostegno della qualità degli interventi e della sanità pubblica universale contrapposta alla privatizzazione. Ha girato, al numero uno c'è scritto, la sezione di medicina democratica di Viareggio si propone intanto per il tema la riabilitazione come prevenzione dell'handicap, aspetti biologici e pedagogici. Io credo, me la propongo come mozione d'ordine, se che possa essere un'occasione di sintesi di quelli che sono presenti e se ne stanno andando. Naturalmente sintetizzo voi, la sintesi deve essere finale, con tutti i partecipanti. Allora, qui sono state dette diverse cose. E diciamo, c'è una prima base pratica, che sono le iniziative che vengono fatte sui diversi territori. E naturalmente le iniziative di lotta che vengono fatte sui diversi territori. Ad esempio, c'è il project financing, che è una cosa molto diffusa, e sui territori è giusto fare una battaglia di informazione, spiegando perché, adesso naturalmente lo sappiamo, non sto entrando nel merito, il project financing non va bene. C'è naturalmente il discorso dei ticket, e quindi noi spieghiamo perché alla gente i ticket, che lo sa già, ma comunque non vanno bene, e come dire perché non vanno bene e che cosa si può fare di alternativo. C'è il discorso che qui è venuto fuori, qualcuno diceva, delle persone che vengono ricoverate in ospedale e poi buttate fuori al più presto possibile. Benissimo, qua non ne abbiamo parlato, però, cioè, noi ci abbiamo una certa esperienza, ma ce l'hanno anche qui a Firenze, noi ci dobbiamo difendere. Cosa voglio dire? Ci sono delle leggi, le leggi vanno applicate, no? E allora noi ci difendiamo anche in base alle leggi. Per esempio, noi utilizziamo la dimissione selvaggia, raccomandata con ricevuta di ritorno dal direttore generale al direttore sanitario al sindaco, e diciamo no, tu questa persona me la mandi fuori. Guarda, questa cosa funziona, no? In qualsiasi posto in Italia, perché sennò c'è la denuncia penale, che poi in genere gli operatori, i primari, si incazzano tantissimo su queste cose qui, ma poi alla fine devono venire comunque a patti, no? Benissimo. C'è un discorso, diciamo, per arrivare un po' più in generale, che è quello della relazione che c'è fra diritti e risorse. Ovvero, oggi sta intervenendo questa nuova idea che i diritti dipendono dalle risorse che si hanno a disposizione. Se ci sono poche risorse, alla fine bisogna tagliare quei diritti. Evidentemente anche questa è una enorme cazzata anticostituzionale. Naturalmente poi ce la dobbiamo vedere. Parentesi, io credo che sia importante che noi ci attrezziamo anche dal punto di vista giuridico e che sappiamo quando ci sono le necessità, sappiamo che cosa dobbiamo fare nel denunciare e nel fare diciamo tutto ciò che va contro e contrasta con la Costituzione e con le leggi che ci sono oggi a disposizione. Benissimo, qui potrei fare degli esempi, ma non voglio
stare ad allungare le cose. E arriviamo al forse al nodo centrale che qui possiamo, che è stato anche appena ricordato, alla questione della sanità integrativa. In che senso? La sanità integrativa è la modalità tramite la quale passa il passaggio all'assicurazione in sanità, cioè passa la privatizzazione della sanità. Allora, che cosa dobbiamo o possiamo fare? Dobbiamo naturalmente fare informazione. Adesso noi, dopo aver fatto un corso sulla salute durato un anno a Milano, faremo a metà gennaio un convegno sulla sanità integrativa, invitando i sindacati, e invitiamo tutti i sindacati, e ai sindacati gli chiediamo, prima lo spieghiamo noi, cioè prima diciamo dal punto di vista scientifico perché la sanità integrativa è una fregatura per i cittadini e per gli stessi operatori, e siamo in grado di farlo benissimo, è anche uno spreco fra l'altro. Benissimo, questo diciamo è una cosa che si deve fare, e naturalmente credo che questo possa essere fatto in tutti i territori. Cioè, se, diceva già lui, conosciamo i sindacati, cominciamo da quelli, come dire, che possono essere più favorevoli, però dobbiamo cercare di far capire che la sanità integrativa è qualcosa che è un'immane fregatura, no? E che è quello che poi aumenta a dismisura il consumo sanitario. E il consumo sanitario non è il miglioramento della condizione di salute. Questo qui è una cosa purtroppo che è passata tra i cittadini. Più visite, più esami, più interventi faccio e più sto bene. E questa cosa qua è la cosa che appunto va verso l'assicurazione di sanità e va verso la fregatura per i cittadini. Perché poi specialmente quelli più poveri o meno ricchi, alla fine si ritrovano che devono farsi un'assicurazione privata che aumenta questo, diciamo, questa spinta verso il prestazionismo, no? Più prestazioni, più salute. Naturalmente anche quello che è stato detto, lavorare di più sulla questione territoriale, cioè opporsi alla chiusura dei servizi e delle strutture, così dico, queste sono cose che già si fanno, no? E quindi questo deve essere, magari qualcuna di queste, nella misura del possibile, potrebbe essere generalizzata a livello nazionale. E credo che quello che si stia facendo in Toscana, di fare un referendum contro la legge regionale, è qualcosa di assolutamente importante e che quindi vada fatto conoscere, no? Infatti noi in Lombardia abbiamo detto, dovremmo fare una cosa così. Non ci eravamo accorti che Formigoni, prima di andarsene, aveva fatto approvare una legge che ci vogliono 300.000 firme per fare il referendum, no? E quindi questo diventa una cosa impossibile. Anche se ci fossero, dato in un concesso, se ci fossero i sindacati, 300.000 firme sono di difficile, cioè ce ne vogliono 500.000 per la nazionale, 300.000 solo per la Lombardia. Però comunque il concetto di questo discorso che viene fatto in Toscana contro una legge che peggiora la condizione di salute è assolutamente positivo. Un'altra cosa di cui non si è parlato, però era dentro nel discorso, c'è il discorso dello sciopero dei medici. Noi come Medicina Democratica in genere ci siamo sempre opposti agli scioperi dei medici, perché erano corporativi e fatti nel loro diretto interesse. Questa volta i medici ti dicono che metti in sciopero per affermare l'universalismo del Servizio Sanitario Nazionale. E allora, porca miseria, quello che c'è da chiedere, ma non lo fanno anche gli altri operatori, no? È vero che poi fra medici e infermieri uno prende il bazooka e quell'altro il carro armato, ma però dico, forse superiamo anche questa linea qua, perché è nell'interesse di tutti. E io credo che si debba prendere posizione per uno sciopero generale della sanità. Secondo me bisognerebbe dire sulla sanità uno sciopero generale di tutti i lavoratori, ma però forse questo diventa qualcosa di abbastanza difficile. Infine, allora, l'idea, si diceva prima, quello di cercare di mettersi in rete
Allora, siccome noi consideriamo quelle che sono le nostre forze, che non sono grandissime, e pensiamo che ci sono tanti altri che la pensano come noi o vicino a noi, cerchiamo di fare in modo di lavorare, di raccordarci e di lavorare con gli altri per arrivare ad una lotta comune, perché considerando che la politica non esiste praticamente più, è solo un luogo di interessi particolari di qualcuno, che i sindacati sono assolutamente in dismissione, no? Salvo naturalmente adesso io taglio le cose a sette, poi nella realtà evidentemente ci sono sempre delle contraddizioni che vanno utilizzate, no? Però la forza che noi possiamo mettere in campo sono le miriadi di associazioni che ci sono, che però hanno il difetto che ciascuno sta per conto suo. Allora è possibile convincere dicendo: guarda, la pensiamo come te, non ci possiamo mettere assieme per fare la lotta contro il project financing che vogliono fare con l'ospedale lì, che vogliono costruire, eccetera. Io credo che questa sia una delle altre cose fondamentali che facciamo. E alla fine c'è questo: siccome sono venuti fuori anche dei discorsi anche ieri di carattere generale, io credo che sia necessario avere anche una piattaforma generale, pur sapendo che non ha molte possibilità di essere accolta, no? Però è bene che noi ci abbiamo un riferimento, no? Io dico, qual è il riferimento che noi abbiamo? Il riferimento che noi abbiamo parte dal 1944, quando dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, in cui è stata proposta la sanità pubblica con l'unità sanitaria locale. Siamo arrivati poi Mancacaro del 72, che ha fatto un articolo, la sanità, l'unità sanitaria locale come sistema, e poi siamo arrivati nel 78 con la legge di riforma sanitaria. Allora, adesso io credo noi possiamo elaborare, abbiamo già elaborato la cosa che si può fare, mandarlo in giro e poi di vedere le critiche che possono venire fuori di questo tipo di sistema. Ma sicuramente vanno aboliti le aziende, vanno aboliti i direttori generali, vanno aboliti gli RG. Bisogna modificare quello, perché i tempi sono cambiati, il sistema stabilito dalla legge 833 del 78, ma fare un sistema partecipato, un sistema che sia basato poi sulla casa della salute. Ma la casa della salute non un poliambulatorio in cui ci sono tutte le specialità, vuol dire un luogo che certo fa anche cura, parte dalla medicina di base, parte dalle cure primarie, e a cui si raccordano tutti gli altri servizi fondamentali, dalla psichiatria alle tossicodipendenze, e che però ha al suo interno la stanza della partecipazione, ha al suo interno il comitato di partecipazione, che controlla e verifica quello che viene fatto diciamo dalla dirigenza, che non sarà più un direttore generale, sarà qualcos'altro. E naturalmente questo deve essere un discorso decentrato, non possono esserci reati in una regione, no? Ci deve essere come era all'inizio, e quindi questo è un discorso che si può governare e sicuramente potrebbe anche costare di meno. Dentro questo discorso è ovvio che c'è la lotta alla corruzione e che c'è la lotta allo spreco. Evidentemente noi a questo punto entriamo anche all'interno di questo problema e parliamo degli esami e delle visite che sono inutili, non nel senso che accettiamo quello che ci dice il Ministro della Salute, che dice queste 208 prescrizioni sono inappropriate. Questo qui lo deve decidere il medico, non lo decide il servizio sanitario, non lo decide il ministro, perché le persone, qualcuno ha detto, sono diverse, sono in una condizione diversa, devi vedere tu in relazione a quello che è la condizione che cosa si deve fare, non può essere imposto, no? E quindi questo è un discorso che parte, diciamo, da Ippocrate,
prima di tutto non nuocere e poi andiamo avanti per vedere che bisogna fare per fare un servizio sanitario nazionale effettivo. Certamente quella mozione lì va benissimo, non è la ampliamo rispetto, sempre se è d'accordo, se adesso ci sono altre cose da aggiungere, da togliere, vediamo che cosa può venire fuori. Era prenotato, tutti sono prenotati. Prego. L'avevo scansata io. Mi è passato avanti. Aderisce al coordinamento toscano per il diritto alla salute. In particolar modo vorrei riportare l'esperienza che noi sul territorio abbiamo fatto sull'illegittimità dei ticket sanitari, che comunque insomma, è una campagna che è stata portata diciamo, avanti da diverse realtà del coordinamento toscano per il diritto alla salute. Ma vorrei portare anche un'altra esperienza che è stata fatta prima da noi sul territorio, la tenda della salute, così si chiamava, e ci tengo diciamo, a portarle tutte e due come esempio perché a mio avviso diciamo, sono accomunate sia diciamo, negli effetti positivi che queste due tipi di lotte hanno portato, che diciamo, nei limiti che poi abbiamo riscontrato in queste lotte. Diciamo che è da lì poi ecco, i limiti che almeno noi come comitato abbiamo individuato ci sono, insomma vorrei ecco, porvi il contributo insomma, che vorremmo dare a questo importante congresso anche proprio per il ruolo diciamo, molto importante che comunque riveste e può ulteriormente rivestire medicina democratica. Allora noi come Comitato di Salute Pubblica diciamo, nasciamo come organismo in difesa della sanità pubblica ma diciamo della sanità, della salute più in generale all'incirca 4-5 anni fa e la nostra prima vera esperienza è stata quella di difesa di un distretto sanitario diciamo che era ed è tuttora grazie alle lotte insomma, che sono state portate avanti da noi ma soprattutto insomma, dai cittadini nel appunto questo distretto della città di Massa che era stato minacciato di smantellamento. Al di là delle varie manifestazioni che sono state fatte no, con gli striscioni, cose, cortei e tutto quanto che di solito si fa, abbiamo pensato diciamo, di mettere in campo un tipo di lotta, chiamiamola così, alternativa, no? Che partiva dal basso, dove c'erano infermieri e soccorritori volontari che per diverse settimane, una volta alla settimana, facevano, diciamo, andavano in giro per questo quartiere dove c'era questo distretto a rischio di smantellamento sotto un gazebo, fornendo ai cittadini di quel posto diciamo, prestazioni di base, quindi saturazione, frequenza cardiaca, pressione arteriosa e quant'altro. E devo dire insomma, che la cosa positiva è che subito intorno a noi costantemente, tutte le volte che si faceva questa tenda della salute, così come l'avevamo chiamata, si aggregavano dalle 40 alle 50 persone che normalmente insomma, quando si fanno altri tipi di proteste in città è difficile portarle poi così tanti, 40-50 non sono tante, però insomma in una città come Massa vedere poi soprattutto erano anche anziani, disabili, quindi era molto partecipata come cosa. Insomma, siamo riusciti poi ad entrare in quel quartiere, abbiamo occupato anche un fondo comunale insomma, che era
sempre lì presente per portare avanti la nostra attività e insomma di fatto ecco, le persone di lì ci hanno ecco, seguito in questa lotta, tant'è che a distanza di 4-5 anni quel distretto comunque c'è ancora. E questo è una parte. L'altra parte è quella invece della campagna sull'illegittimità dei ticket sanitari che noi abbiamo portato avanti sul territorio e che anche se inizialmente è partita e così purtroppo è rimasta come campagna di opinione, campagna di sensibilizzazione, noi nei nostri presidi che si facevano in città dove raccoglievamo firme, ma più che altro le firme le raccoglievamo più per parlare no? con le strumenti, ecco, per parlare con le persone, c'eravamo posti l'obiettivo, comunque insomma abbiamo provato a più che altro a propagandare il fatto che erano necessarie giornate di sciopero dei ticket sanitari, in quanto insomma ormai lo vediamo bene che continuare a chiedere a Rossi o chi per esso di cambiare insomma la sanità non ci porta da nessuna parte, no? Ma piuttosto ecco, rendere protagoniste le persone nel riappropriarsi il loro bene, quindi insomma quello ecco, che facevamo era cercare di sviluppare la coscienza su questo aspetto, quindi che non basta più rivendicare e basta le cose insomma, che ci devono essere garantite, ma in un certo senso riappropriarsene, che non è una cosa semplice, quello è chiaro, però era quello che volevamo portare avanti, insomma, anche coscienti del fatto che di fronte ad una persona che realmente sta fosse stata disposta a fare uno sciopero del ticket, non è che sarebbe poi stata sola, perché avrebbe avuto dietro tutti noi insomma, e sicuramente anche tanti altri. Quello che c'è stato è che nel fare questa campagna, nel giro di pochissimo tempo, è emersa subito sulle prime pagine di tutti i quotidiani il caso di un respingimento allo sportello CUP di un bambino di 9 anni al quale non furono negati gli esami del sangue perché la mamma non aveva da pagare il ticket. Quindi fu una notizia che arrivò proprio in piena campagna. Ecco. E questo ovviamente ha rafforzato, siamo andati avanti e dopo 3 mesi ne è subito uscita un'altra, una ragazza di 20 anni alla quale è stata negata una visita oculistica perché anche lei appunto non aveva soldi per pagare il ticket e peggio ancora non aveva neanche il diritto all'esenzione perché questa a 20 anni con una figlia di 4 non aveva mai lavorato e quindi non aveva neppure diritto all'esenzione. Questi due casi che sono emersi a sua volta ci hanno dato la possibilità anche di fare dei presidi davanti al distretto sanitario dove abbiamo trovato, praticamente era stato completamente militarizzato, quindi insomma al termine poi di quel presidio abbiamo improvvisato un corteo all'interno dell'ospedale, insomma, e questo cosa ha comportato? Sicuramente una maggiore visibilità del Comitato di Salute Pubblica sul MAS, perché insomma ci ha appunto permesso di rafforzare la campagna, ma insomma, anche del coordinamento toscano per il diritto alla salute, perché noi comunque anche nel nostro volantino parlavamo sempre del fatto che questa campagna era portata avanti sia a livello territoriale che a livello regionale. Detto queste due esperienze, sicuramente ci sono degli aspetti positivi ma anche dei limiti che abbiamo riscontrato in questo, nel senso che ecco, seppur non siamo riusciti poi alla fine a realizzare questo sciopero del ticket, no? Con questa campagna che abbiamo fatto tutto quanto, vediamo lo stesso ecco, positivamente il fatto che durante insomma, tutta questa attività svolta sul territorio, due donne nel giro di poco tempo, anche se a loro modo comunque, hanno però contribuito a questa lotta.
denunciando concretamente quello che era successo, e quindi ecco, hanno partecipato appunto al loro modo e hanno rafforzato la campagna. E questo, ecco, diciamo, è l'aspetto. Questa, io penso che sia la campagna sui ticket sanitari che abbiamo fatto sul Massa, sia anche la tenda della salute, abbiano mosso concretamente qualcosa principalmente per una questione, poi mi posso anche sbagliare, però il fatto principale è che probabilmente diciamo, si passava dal semplice rivendicare qualcosa, no? Quindi nel caso della tenda della salute non ci siamo fermati a dire chiude il distretto, no, vogliamo che rimanga aperto, ma abbiamo messo concretamente in campo una, diciamo, un'esperienza di auto-organizzazione, di lotta differente, che in un certo senso ha favorito la partecipazione delle masse, dei cittadini di quel territorio. E la stessa cosa anche con la campagna sui ticket sanitari, cioè siamo andati oltre, questa è stata insomma appunto concepita anche con tutto il coordinamento, però siamo andati oltre dal semplice rivendicare, no, dell'abbassare i ticket sanitari o di eliminare i ticket sanitari, a dire no, qua c'è bisogno che si prenda in mano la situazione, quindi l'aver favorito in un certo senso il protagonismo delle persone, e questo, ecco, lo vedo come il fattore un po' più determinante della partecipazione poi che c'è stata a queste lotte. Quindi insomma sostanzialmente il nostro punto di forza oggi io penso che probabilmente stia proprio nel non aspettare più un intervento delle istituzioni o chiedere l'intervento delle istituzioni, ma agire direttamente in prima persona. Anche se sicuramente non si tratta di una cosa semplice e può sembrare insomma, estremamente difficile, però io penso che al tempo stesso sia, diciamo, l'unico modo realmente per cambiare il sistema che oggi c'è in Regione, in Toscana e in tutto il paese, eccetera, eccetera. Sì, arrivo, perché infatti io volevo dire quelli che poi erano stati invece i limiti di queste lotte, a mio avviso, che non siamo stati, e questa cosa insomma è stata, mi sembra, riportata un pochettino in diversi interventi, non siamo riusciti a sviluppare questa lotta anche nell'ambiente dei lavoratori. E io sono un'infermiera e mi rendo conto che non è semplice. Okay. Quindi questa, perché di fronte al fatto che tantissime persone oggi non si possono curare perché non hanno i soldi per pagare il ticket, non basta solamente, diciamo, coinvolgere le persone direttamente interessate, bisogna anche coinvolgere chi invece il servizio lo deve dare, in questo caso i lavoratori, gli infermieri, i medici e tutto quanto. Quindi io, ecco, quello che volevo dire è che in ogni battaglia, in ogni mobilitazione che comunque viene portata avanti anche sui territori, io penso insomma, che sia necessario fare in modo di avanzare migliorando, ecco, la nostra organizzazione e la capacità di elaborare soluzioni direttamente, diciamo, dal basso, da chi la sanità oggi la vive, sia come lavoratore che come utente. Quindi l'esempio può essere quello di costituire dei comitati, degli organismi, delle associazioni di utenti e di lavoratori, che effettivamente sono solamente loro poi quelli in grado di capire come la sanità può andare. Ed è questo che dicevo, anche il ruolo di medicina democratica. Questa è la proposta, ecco, che io faccio, no? Anche spingere affinché all'interno degli ospedali, si costituiscano diciamo, anche delle commissioni tecniche. No? Io lavorando più volte mi sono vista arrivare a questa branca di 10-20 persone, no? Che sono le commissioni tecniche che arrivano per l'accreditamento. Oh. Allora noi lì che siamo esauriti, come mai arriviamo?
questi a verificare che tutto vada bene. Perché non costituire invece delle commissioni tecniche fatte da laboratori, ad esempio? Ripeto, non è una cosa semplice, però è una di quelle cose che però concretamente si potrebbero mettere in campo. Commissioni di laboratori che sono loro che vigilano su quello che va all'interno dell'ospedale e quello che non va all'interno dell'ospedale, perché cioè, di fatto c'è anche una contraddizione in chi oggi gestisce un servizio pubblico e il fatto che si parli di un servizio pubblico, cioè parliamo di un servizio pubblico che è in mano oggi ad una classe dominante che fa di tutto pur di ricavare profitto. Questa è una contraddizione che è enorme, perché come fa un servizio pubblico ad essere in mano, se così vogliamo dire, a chi fa gli interessi del privato? Quindi essenziale sarebbe quello di, come servizio pubblico, darlo effettivamente in mano a chi, al pubblico, alla collettività, quindi ai lavoratori e agli utenti. Un altro esempio potrebbe essere quello, magari ci sono decine e decine di infermieri, di medici che sono disoccupati, anche un ruolo che insomma possono avere vari organismi sul territorio, ma anche in medicina democratica si parlava prima, no, della mancanza di assistenza territoriale con l'ospedale per intensità di cura. Perché non mettere in campo squadre, diciamo, di volontari, anche se inizialmente, che però provvedano ad un diciamo, servizio che oggi però non viene offerto. E questo si può andare, diciamo, incontro a tutto quello che è poi l'aspetto legale, no? Cioè volontari così organizzati che non possono prestare delle, diciamo, fare delle prestazioni agli utenti a domicilio, benissimo, però insomma, ecco, anche proprio per la struttura di medicina democratica, con tutte le competenze che ha, quanto è forte, penso potrebbe far fronte in un certo senso a queste difficoltà alle quali si potrebbe andare incontro. E anche lo stesso sciopero, insomma, della sanità, sciopero, diciamo, della sanità, come lei stesso prima insomma diceva, sarebbe importante sui territori spingere affinché questo avvenga, quindi diciamo portare avanti quello che è il ruolo e che deve essere il ruolo dei laboratori della sanità, senza distinzioni medici, infermiere, è vero, tante volte ci sono le battaglie tra gli stessi, questo che vabbè, lasciamo stare perché le conosco, però ecco, questo probabilmente però è l'aspetto centrale che al quale dobbiamo, secondo me, far fronte con l'organizzazione dei laboratori insieme agli utenti, come uniche persone che realmente sanno come dovrebbe funzionare la sanità pubblica. Basta. Grazie. Io da questo intervento recupererei nella sintesi finale il discorso della coscienza critica, cioè quello di creare, di lavorare per creare una coscienza critica sia negli operatori che nei cittadini, e quindi fare in modo che ci sia una relazione tra i due e non semplicemente uno che è una cosa o l'altro gliela dà se in quel momento gli va bene dare. Dimenticavo però, rispetto a quello che ho detto prima, che sicuramente deve essere fatto riferimento all'articolo 11, giustamente come è stato detto, riferimento in questo senso, che invece della guerra facciamo la sanità, dicendo che anche l'Unione Europea ha detto che le linee che sembravano indistruttibili, in cui tutti gli stati si devono attenere, adesso non ci sono più, perché ha detto per la guerra voi potete transigere dal fiscal compact, no? È giusto. Me l'avete detto voi, cioè adesso possiamo transigere, perché solo per la guerra?
transigiamo, cioè la guerra non ci va bene, transigiamo per migliorare la condizione di salute. E naturalmente recuperiamo quella questione del germi, sì, cioè della scienza. Di Gerusalemme. No, la storia del germi è legata al fatto delle linee guida di dare in mano alle società scientifiche. C'è un'altra questione che era stata sollevata in tutte le mail congressuali che si erano impegnati anche a parlare delle vaccinazioni. E questo ci volevo aggiungere un'altra cosa. Sì, no, le vaccinazioni dello specifico, non è che entriamo nel merito. No. Però diciamo che quello che è stato scelto, deciso, non hanno ancora fatto, ma quello che è stato deciso, il piano delle vaccinazioni, non ci va bene. No, comunque ci impegniamo, ma con la giornata del coinvolgimento penso che c'è intervenire nel tempo, però quantomeno che questa cosa qua. Certo. Adesso scende questa cosa, come scende la cosa delle società scientifiche, no. No, mentre invece io volevo aggiungere, credo che sia importante, perché poi sulle parole ci si trova sempre, dove parliamo ovviamente della questione assicurazioni, di aggiungere vicino anche la parola mutualismo, perché su queste due cose ci si è andato giocando. Allora, qui era stato ricordato da qualcuno, lo ribadisco, su quello che sta facendo emergere, sì, in diverse realtà nazionali, io ritengo molto, molto rischioso, è rischioso dire poco. Parlando con alcuni di loro, loro partono da un punto di vista anche giusto, abbiamo andato in discussione, no? Il fatto che loro dicano noi abbiamo un sistema sanitario che è di fatto inefficiente, di dentro ci sono ruberie, ci sono, e portano come esempio, questo lo fa addirittura Strada in prima persona, che un ospedale in Africa una certa operazione viene a costare 20 volte meno di quanto costa qui. Sì, però la questione è che qui i costi sono costi proprio reali, propri dell'operazione. Esiste poi però tutto il costo del personale, dell'organizzazione, che chiaramente Emergency non ha, perché questi sono costi che comunque vanno a cadere sul Ministero dell'Interno, perché poi è quello che paga le persone che vanno lì in maniera volontaria, per cui diciamocela tutta. Allora, perdonami, poi fate una valutazione dal punto di vista economico nel momento in cui ci sono due modalità di finanziamento diverso. E quindi riallaccio al problema del finanziamento, che è sempre fondamentale, poi è la base di tutto, purtroppo. Per cui le divisioni precoci, per cui tutta la questione di RG e del pagamento a prestazione per quanto riguarda tutta la questione ambulatoriale, per cui quello che io credo dobbiamo richiedere in maniera chiara è che comunque un sistema sanitario pubblico deve essere sufficientemente finanziato, perché il problema di fondo è che attualmente questi tagli, allora il fatto di legare, allora come ci dicono, io non posso, allora il tuo diritto sì c'è, però è limitato da questi tempi finanziari. Guarda caso però, il giorno della borsa sono proprio io che distringo le allarme, solitamente distringo, ma per quale motivo? Perché io, stringendo quei cordoni della borsa, i soldi che non ti do lì dentro li utilizzo per fare il taglio delle tasse, che poi dopo utilizzerò per dare a Marchionne per fare maggiori automobili, che do per tagliare i muani dei castelli, piuttosto che queste cose qui. Allora qui si ritorna ancora a un discorso di politiche generali, che chiaramente non è spiegato. Allora, la questione fondamentale credo che ci debba essere un finanziamento basato sulla fiscalità generale progressiva, questa è una parola che deve ritornare, che deve essere continuamente sottolineata. Lo so, però c'è chi ultimamente continua a dire che bisogna mettere la flat tax del 15%, e dal punto di vista costituzionale ha ragione, ha ragione, perché la progressività c'è, perché lui tiene a tasse zero, per cui fuori da questa cosa
chi non guadagna più di 8.000 euro e tutti gli altri 15%. Peccato però che uno che paga 15% su un reddito minimo, ci sarà chi pagherà il 15% su enorme capitale e chi ci guadagna. Allora, cioè, questa cosa dobbiamo smascherarla in maniera chiara, cioè, ed è per quello che bisogna, secondo me, ribadire le parole, perché le parole comunque sono importanti. Sulla questione della digitalizzazione, purtroppo non c'è più qui, e anche questa io credo che bisognerebbe sottolineare chiaramente che digitalizzazione, allora se si tratta, perché l'argomento che portano, che porta una certa parte è dire, però in questo modo noi abbiamo messo in piedi una sanità che comunque adesso è più controllata rispetto a come era in precedenza. È vero, allora anch'io come lui faccio parte di un controllo di gestione, per cui so benissimo quello di cui parla. La questione però cos'è? La questione però cos'è? È che un conto è dire devo mettere dei controlli, delle valutazioni, no? È per quello che io dico, io sono contrario ai DRG, ma non il DRG, il DRG in sé, perché il DRG in sé secondo me è un elemento assolutamente interessante e da utilizzare per appunto gestire dal punto di vista organizzativo e economico una realtà anche ospedaliera. La questione cos'è? È il passaggio che è stato fatto, cioè quello di legare il DRG al pagamento, perché questo va completamente a rovesciare tutto il discorso, perché a quel punto io mi devo stare attento semplicemente alla quota che io ci guadagno e allora sto attento alle valutazioni del genere, però faccio il ragionamento al contrario rispetto a quello che dovrebbe essere fatto. Allora, detto questo, per dire insomma la mia personale posizione, ritengo che dire che l'aziendalizzazione l'azienda è comunque una parola da non cancellare, perché significa insomma che comunque si dà una visione più chiara e organizzata degli ospedali, non è assolutamente vero, perché l'aziendalizzazione storicamente è stata utilizzata per delle motivazioni ben precise all'inizio degli anni 90 con quello che veniva in quel periodo lì. Quindi diciamo noi come gruppo di lavoro possiamo concludere, cioè io lo sottoscrivo, non so se si deve fare, ma penso, no, io aggiungerei una cosa, no, nel senso penso si debba ribadire da un po' non sta lì. Noi abbiamo le risorse umane, no, per fare un ragionamento di conoscenza diffusa dentro medicina democratica e poi da rispondere poi sul significato di queste parole, su quelle che si possono accogliere, su qual è il loro valore, su quelle che vanno descritte. Abbiamo detto che faccio lo stesso. Certo. L'ultima cosa è la cosa pratica, cioè quella giustamente di dire coinvolgiamo dove riusciamo a fare le organizzazioni sindacali per quanto riguarda la parte delle assicurazioni. Questo è un passaggio che bisogna fare. Tenendo però presente, attenzione, che le nuove regole, almeno per quanto riguarda il pubblico impiego, prevederanno la possibilità di fare nuovi contratti solo con i sindacati maggiormente rappresentativi. Cosa significa? Che verranno tagliati fuori, letteralmente tagliati fuori, una grossa parte dei sindacati. Ciò significa che bisogna anche coinvolgere la maggior parte di quelli potenti. Però sarà difficile portare su questa battaglia, perché come stava sulla previdenza complementare, no? Cioè sì, alla fine no. Sei sindacati maggiormente rappresentativi. Assolutamente, però dico per quello che... Consiglia nel fondo più economicamente. Lo so, però è per quello che bisogna tessere queste reti esterne, perché insomma anche loro, nel senso, devono avere una pressione esterna per poter dire, per cambiare idea. Perché purtroppo anche in questa storia dei sindacati maggiormente rappresentativi andrà a pesare un po' in queste decisioni. Ma di quello che si possa dire, i sindacati su tutto questo sono d'accordo o no? Sull'assistenza integrativa sì. Non è che i sindacati sono d'accordo, cioè ha un problema del genere. Sì. Cioè perché dico questo? Perché, faccio per dire, perché ci dobbiamo occupare noi, non i sindacati, perché è un problema di tutti, non un problema nazionale, un problema di lavoratori. No, scusa, no, perché voi,
voglio farmi capire dove voglio arrivare. È un problema di tutti, è un problema. Quindi a questo punto io sono d'accordo che voi chiedete aiuto ai sindacati, ma non so fino a che punto. Perché io sono quello che è caduto prima. Chiediamo aiuto. Ragionare, però che ragionare, diciamo, fuori, perché se il sindacato poi è interessato, saranno loro a venire da noi a chiedere. No, perché questo perché bene, se loro si sentono interessati, quindi si sentono sorpassati, potrebbero loro venire in supporto, perché se vado qui a chiedere ai potrebbe dire che aiuto, la collaborazione anche sta qui. Invece se ne vuole voi, sarà un po' più diverso. Cerchiamo la voce della Sardegna. Un minuto, allora, condivido la visione del sciopero, benissimo. Ritengo accattivanti l'idea di proporre l'abolizione delle ASO, la città civile di cuore, perché insomma tutto è partito da lì, dalla 502, da Lorenzo, eccetera. Scusa, benissimo. Allora io ho distinto due piani. Sì, sì. C'è un piano immediato, no, certo, certo, su cui no, lavoriamo dal basso, e c'è un piano di riferimento che sappiamo bene che è lontano dalla realtà, e però lo diciamo che ha preso molto il documento che hanno presentato i compagni, soprattutto nella parte che rilancia una parte fondamentale della idea di medicina democratica di Mazzucato, operatori sanitari e pazienti, e assistiti e cittadini. E lì in chiave, quindi questo può essere di estrema attualità. In che modo? Io ritengo però che la proposta dei poli ambulatori sono formulate con il corpo perfetto, sia stata in parte già presa da Puglio, le cose che dice il professor Maciocco su queste cose sono illuminate per tutti, è d'accordo. Nel vostro discorso manca, mi permetto, siccome io sono un medico di base, il riferimento a questo, cioè dentro queste strutture, che sia che si chiamano case della salute, unità funzionali territoriali, unità di cure primarie, UTA, come volete, ci sono 100.000 acronimi, però in realtà è un luogo di dove non si svolgono delle prestazioni, ma dove si fa medicina amministrativa, tutte le cose che avete detto, bellissimo, è un luogo di cure primarie, troviamo il modo, insomma, questo luogo di cure può essere cittadella della salute, può essere casa della salute, quel che vi pare, no? Che poi magari vi dia. Ecco, il medico di medicina generale deve avere un ruolo fondamentale, perché io faccio in realtà molte richieste di visite specialistiche, sono inutili, perché potrebbe, non ci stanno a fare nulla, se il medico di medicina generale serve per fare ricette, va bene, allora uno va, mi faccio la ricetta perché voglio i farmaci, va benissimo, e che cosa faccio? Fai il computer, 2 minuti, 5-2 secondi, faccio, voglio 10 visite specialistiche, scusate, ma guardate, io sto estremizzando, ma la realtà è questa, cioè le visite specialistiche non riusciremo mai a soddisfarle, perché sono inutili il 40%, certo. 50% non seguono un cazzo, e questo è il problema, il discorso della e lì ci inzuppano, perché hai bisogno, e quindi ci mettono in privata questo cosa qui, allora, quindi, perché il medico di base non richiede il PSA, quando le linee guida delle società scientifiche a cui si vuole dare in mano questa cosa, impone di fare il PSA ai quarantenni, è ovvio che se io che a 40 anni sono andato a medico, non mi hanno proposto il PSA, a 50 mi ritrovo, a 80 mi ritrovo con il tumore dello stato, potrei non fargli causa magari, perché non ha seguito la linea guida che diceva che sarebbe da approfondire, su questo il ruolo, perché molte cose le possiamo risolvere in le cure primarie, non deve andare da altre parti, e qui va bene, quindi questo unità territoriali, Fulvio allora sa meglio di tutti come possono essere organizzate, quindi io penso che questa proposta deve essere, no, e per cui nell'alleanza io ci metterei i medici di famiglia, e quindi benissimo, sono gli infermieri dell'ospedale territoriale, tutti gli operatori sanitari, e non ci sono cose che tra l'altro nel documento contento ci stanno già, ma noi l'abbiamo visto in pratica, oltre a avere fatto un discorso teorico oggi insieme a lui, siamo andati in Spagna, quelli di Siviglia,
e abbiamo visitato l'asilo che chiamavano Centro di Salute, in cui erano queste strutture che avevano come centro il medico di medicina generale e tipo gli altri servizi. No, ma era una cosa molto, molto semplice, però c'era anche il gruppo di cittadini che andavano a verificare cosa stavano facendo. Oggi è difficilissima la partecipazione, perché la gran parte della gente non deve fare un cazzo, no? Perché per me interessa che interessa di fare più visite, questo è quello che interessa di più. E però comunque noi fare più tanti, alla modifica della cosa. Tra l'altro, visto che prima era entrato in cose, poi l'hanno subito via, una cosa in cui ci siamo dimenticati è che ci sono certe regioni in cui si cerca di non praticare più l'interruzione volontaria e quindi questa cosa bisogna adesso, visto che c'è qualcuno che aveva detto il discorso del sindaco, no? Che aveva detto, non so chi è, che il sindaco è il riferimento della salute e quindi recuperiamo anche la questione del referto epidemiologico, no? Perché, come dire, un sindaco deve sapere qual è la situazione dei suoi cittadini. Lo deve sapere sia perché non conosce la gente, ma sia perché lo studia e non semplicemente per questo. Anche questo è un problema. Secondo me vogliono discutere anche del perché in certe regioni si fanno il 40% eccetera. Vabbè, adesso. No, ma certo. No, perché io propongo, è una cosa già che... propongo un argomento di discussione sulla medicalizzazione della fisiologia, della gravidanza, parto quel periodo e l'attamento a sua. Oltre a quella sua vaccinazione. C'era ancora qua il ginecologo che è entrato adesso, che è uscito però quindi si è spaventato. Bene. Mare il commento. Credo che se il discorso è finito, allora naturalmente queste cose si cercano di riassumere, ma poi si scrivono in doppia se vuole che non penso. Ma domani bisogna riportare un po' di sì. No, chi lo vuole ricordare? Io. O te o Giorgio? Con questa scaletta ci siamo d'accordo. Vedere, sì. Questa scaletta un po'. Preventivamente possiamo. Va bene. Poi la cosa che scriveremo naturalmente dopo. Il gruppo delle donne ci deve dire qualcosa sulla sanità. Beh, ma era, poi non ero io il raccoglio. Chi era? Ah, tu. Ci sei allora. No, rispetto alla sanità si diceva, secondo un po', pensando alla legge regionale che va a riorganizzare e ricompaginare tutte le equipe del personale sanitario. Quindi questo rinforza un po' l'idea invece di una rete dei servizi territoriali sulla base, cioè questo che diceva la Elisabeth, no? Ed è un po' la proposta anche iniziale di. Quando si mette sotto forma, no, di riorganizzazione delle cose, va a partire invece metodologie, relazioni. Ascolta, ma il documento l'hanno lasciato tra gli altri, non volevo offendere nessuno. No, abbiamo che bisogna prendere la mia. Certo. Quando le società stanno allo stato di strada, le mi sembra certamente la non è che
faccio la linea di lavoro. Ma la lenturavo perché ti questa notte, non parlo più. E allora sono professionale. Prevenzione. Va bene. Va bene, allora tutti questi materiali tanto sono stati messi. Se non volete un cenario per dire qualcosa. Non so se si può. Se non volete più un attimo. Se chiedevo se avete già toccato il fatto della prova del 9 di quello che è successo in Italia in questi 10 anni, che è la prova scientifica, bipartita e quant'altro, sul disastro sanitario, oltre che sociale, che secondo me è il punto di forza del fatto che c'è bisogno di medicina democratica, che lavori anche in modo proporzionato alle richieste, cioè il appunto il famoso da una parte l'accorciamento della vita sana, dall'altro il fatto che i tumori, mortalità e incidenza stanno viaggiando in modo piatto da 15 anni, cioè le prove che il nostro percepito singolo, che non vale granché se non per dire un percepito singolo, ci possono dire sei tu che sei un visionario, ipocondriaco, un terrorista, in realtà il dato reale misurato dalle, in modo ufficiale è che appunto c'è come già, primo accorciamento della vita sana, cioè l'anticipazione della malattia, e secondo, scusa, c'era uno statistico, un professore statistico, chi è? Che cosa ci sta? Che chi peggiora, chi ha una riduzione della vita sana, sono i poveracci. Chi già, i ricchi, hanno un aumento della vita sana. Se aumenta la vita, la speranza di vita. E quindi questa cosa bisogna dire in questo modo, perché è sbagliato dire che c'è un aumento della vita sana, che c'è una riduzione della vita sana. Perché non è per tutti così. E io voglio notare la differenza di classe. Puoi anche impallinare sul discorso di classe, ma qui no, nel senso che cerchiamo di non farci l'autorrore, qui c'è un problema di media che riguarda tutte le classi, quindi il disastro non è soltanto di quel gruppetto del 5% di super devastati e deprivati, qui c'è stato un danno su tutta la popolazione italiana, che è proprio perché è un dato medio, e visto che qualcuno l'ha in realtà migliorato l'aspettativa di vita, hai ragione, quindi qualcuno l'ha migliorata. Ma se in media, nel corso dei 10 anni, adesso non ci si ammala più, non si diventa più disabile a 71 anni, ma in media adesso si diventa disabile a 61, santo Dio, e non solo tu hai ragione, ma non fare il fuoco amico, come succede spesso a sinistra, per cui facciamo il lavoro degli altri. Cioè se nella media c'è stata una riduzione in 10 anni, un'anticipazione di 10 anni della disabilità, che non è più 70 anni ma è 61, vuol dire che non solo i disperati e i deprivati di una volta hanno continuato a essere disperati e deprivati, ma qui la classe di media, che nella gaussiana, appunto statistica, cioè la massa delle persone italiane, hanno avuto un peggioramento della situazione sanitaria, per quello che noi dobbiamo dedicare un attimo di tempo a parlare seriamente e su questi dati, perché è la prova del 9 che quello che abbiamo blaterato dal G8, ma anche prima, come medicina democratica, si è puntualmente verificato. Cioè il capitale ha fatto dei danni alla salute incredibili, non solo ci ha impoverito economicamente, ma ci ha scippato la salute. Allora, quindi, il discorso di classe ovviamente sacrosanto rimane, ma adesso qui la classe ricca che c'è, ma in realtà c'è stato un aumento della classe povera, che è povera non solo economicamente, ma anche in termini di salute, cioè diventa gente che fa da bancomat alle famose aziende di diagnostica e cura, no? Pubbliche e private, perché questo è il nocciolo.
nocciolo, perché la cronicità si paga ed è un essere obbligati a pagare. Quindi capisci che stiamo parlando di due cose? Cioè, non facciamo il fuoco amico su una cosa che è il punto di partenza, perché lo statistico di questo ragiona da statistico dicendo della statistica di discorso, bisogna ragionare in modo epidemiologico, che è diverso. Io dentro una sintesi, se si breve, non ce la faccio a questa cosa, perché va spiegata. Che c'è stato un accorciamento della vita sana, e questo è una scienza scientificamente segnalata durante il G8 a Genova, cioè ne parlavamo come medici, medicina democratica, medici per l'ambiente, medici diciamo, della prevenzione, sul fatto che avevamo già intuito che la salute sarebbe stata, avrebbe pagato caro la globalizzazione, sarebbe stato, e perché è un banco matto la salute, ragazzi, ogni regione italiana mi sembra che sia l'80% dei soldi in una regione se ne va tra virgolette in diagnosi e cure, è vero o no? Questi sono i dati. Allora tu dici che è un banco creare dei malati cronici? È un banco creare dei malati, è ideale. Ho dei dubbi che uno a 61 anni cominci a essere in media, questa è l'aspettativa di vita, non c'è niente, allora media non significa niente. Perché se è successo che uno a 85 anni, a 90 anni, gioca al pallone, medio, e questo mi dà il fatto che no, allora in media c'è qualcuno che a 61 anni diventa disabile, io dico c'è anche a 25 anni diventa disabile. Ma non è la media, stai parlando di una media, cioè della popolazione italiana nel suo complesso, che sta meglio, che sta paradossalmente peggio della popolazione greca. Cioè parliamoci chiaro, allora il dato europeo standardizzato dice che l'Italia sta peggio della Grecia e tutte e due stanno comunque meglio della Germania. Quindi la germanizzazione della salute, e l'Europa ce lo sta dicendo nel suo piccolo, io penso che Vittorio ce lo può confermare, cioè il progresso si misura con due parametri. No, io lo chiedo lasciando l'esperto internazionale di sanità. Esatto, io lo chiedo se me la verifica e me la traduce in italiano. Cioè l'Europa ci sta dicendo che il progresso in un paese si misura da quanta gente che nasce in quel paese lì mi arriva sana e godente fino a 100 anni, tradotto in modo così a quest'ora. In realtà dice quanta gente mi arriva sana a tarda età si può misurare, perché si misurano i morti, tasso specifico, classe, tasse, sesso e quant'altro, e si misura anche il campione, che in Italia è 15.000 persone ogni anno vengono intervistate, una popolazione campionaria rappresentativa della popolazione. E l'Italia è un paese dove per il 2010 non ha manco avuto la statistica, perché l'Italia è un paese di opinionisti, come ovviamente sappiamo. Però le domande quali sono, perché l'esperienza comune che nel senso che ci sono molte patologie croniche, bisogna capire se poi se questo fa un'invalidità o meno, perché se noi ragioniamo sul numero di prestazioni fa adesso un po' questo ragionamento. Ho capito perfettamente, hai fatto bene, ma purtroppo lascio sempre la cosa che non riesco a fare una presentazione proporzionata al tema, perché siamo talmente indietro, grazie ai soliti venditori di fumo che ci dicono appunto che la vita sia lunga e quindi che cazzo volete, siete solo dei terroristi ipocondriaci e ci negano l'altra metà dell'informazione. Se si potesse parlare in maniera seria, in realtà si parla di disabilità, che è un concetto ben preciso, che significa che una persona viene classificata come disabile in Italia e negli altri paesi europei. In Italia nel 2013, ma anche fino a 2004, il dato è omogeneo, sostanzialmente significa che una persona non è più in grado di fare le cose che faceva prima per motivi di salute. Quindi è una domanda molto banale, molto bella, anche molto intelligente, cioè, passate il termine, perché mette insieme l'autopercepito della salute della persona, cioè che vengono fatte a ogni persona, ma gli viene anche misurata la robustezza della risposta, non perché sto male, perché magari soltanto sì, sono stresso o un po' pessimista. In realtà dice, ma tu sei in grado di fare le cose che facevi 6 mesi fa. Adesso stai in situazioni sanitarie peggiori rispetto a 6 mesi fa. Quindi c'è anche il concetto di tempo e di traslazione del problema salute in sei capace di fare le cose che facevi 6 mesi prima. Quindi è un margine di tempo molto breve e quindi la persona normalmente in Italia, ma anche negli altri paesi europei, in qualche modo fino a 6 mesi ci arriva a dire sì, ovviamente in questi ultimi 6 mesi ho avuto dei problemi fisici tali, cioè problemi di salute tali che mi hanno bloccato la mia normale attività.
Quindi nel, fino al 2004-2005 gli uomini e le donne italiane dicevano tutto sommato io riesco a star bene. Adesso a parità di popolazione dicono non ce la facciamo a mantenere lo standard di autonomia che avevamo ben prima. Quindi il confronto è tra l'Italia nei vari, vari momenti, questi ultimi 10 anni, sia 4, 5, 6, 2003, e tra l'Italia e il resto degli altri paesi. Quindi è bellissimo questo sito, secondo me vi invito a farlo, potremmo fare un seminario, se volete anche una volta, come dice la Democratica, di condivisione di questi dati, perché se poi uno conosce la Grecia, la Germania, la Svezia, così potremmo interpretare come mai ci sono certi paesi che stanno sempre decisamente meglio di noi, come la Germania, per esempio, e certi paesi che stanno sempre meglio di noi, come la Grecia, la Grecia, la Grecia. Insomma, il motivo qual è? Noi di fronte a una possibilità di lavorare lo troviamo, lo sappiamo, gli socio-economici sono evidenti, l'Italia ha un controllo della situazione socio-economica. Ecco il precariato, le donne soprattutto. Cioè in Italia abbiamo registrato anche l'inversione di genere, siamo l'unico paese europeo dove le donne stanno peggio degli uomini. Dal 2005 abbiamo scoperto che guarda caso è il periodo in cui le donne sono fatte un mazzo così, gli uomini cominciavano ad essere licenziati, ma le donne invece hanno continuato a lavorare, a mantenersi il marito, a mantenersi i figli, i genitori, il suocero, cioè quelli della donna sono stato un mazzo così. Ed è passato sotto silenzio questo dato. È incredibile, parliamo perché mi sembra che. No, ma lei appena ha fatto questo, io sono molto d'accordo. Non che non ero d'accordo, cioè mi è sembrato molto esagerato il fatto che ognuno ha sempre solo ma 65 anni, perché poi lo vedi nel mio piccolo c'è che vedo amici che hanno più o meno quelle là, 64-65 anni, sono arretrati, che non si capisce, non li vedi tutti, ma vantaggio. Poi in casetta che ha spiegato che non ho capito perfetto per me, mi spazio la disabilità, cioè il disabile non è quello che va con bastone, ma per colui invece che non riesce a fare più, più o meno quello che faceva una volta. Ed è così, sono d'accordo, io sono molto d'accordo. La prima cosa è uscito il maxi emendamento del governo con la fiducia, nel quale la legge di stabilità, nel quale ci sono anche le misure sulla salute. Comunque lunga cosa che volete, sono su due cose qua. Bisogna aggiornare subito. Minuto per minuto. No, ma ho visto solo due parole che già sono state usate in casa sulla la non autosufficienza. Viene istituito un fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e come c'entra con la sanità, visto che si tratta di anziani. Con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prise di legami familiari e demografici. Parentesi dopo di noi. Parentesi dopo? Sì, è un progetto dopo di noi. Cioè che vuol dire che ti dà una miseria che però è solo per alcuni. Io per questo non ho capito. C'è una cosa che la mia mamma dopo vuole in legno. Sì, no, come la roba del legno. Se ne può fare la nostra presa di avvocato. Che devi come in legno, che devi morire per avere sicuro. Se non hai morto, ma sei fatto. Stiamo scherzando, ma sono quasi che sei detto di Yeah.
quindi possiamo fare un cambiamento anche di quello che non si vede. Non so se facciamo il film. Questa è di Spezia. Spezia, sì. Associazione
te dove stai? A Milano. Senza dire in silenzio, notte tempo, soprattutto non sono, io non trovo più dove ho messo più borsa, Sì, sì,
non è la percezione che io ho, almeno, no? Schiacciatemi il cappello. Non so se ci è stata proposta, ma andiamo a vedere la quadra in fase.
e quindi frattempo di questa famiglia, quindi chi ha bisogno quando conosciamo la legislazione di abbiamo
tira fuori delle conclusioni, però lui dice della disabilità 60. Ah, e poi dice, no, poi ci sono altre cose, dice, attenzione, perché il sistema sanitario è 10 anni, cioè già una parte del sistema nuovo, quindi nella riforma sanitaria, cioè che dovrebbe aver dato dei soggetti positivi, capisco, la nostra. Cioè, se tanto quando parliamo della io, ma com'è che si chiama? Gino che ci doveva dire dove andare. Thank you.
libro. La rivista, se prendete una delle due, questa è gratis, qua c'è tutta la piattaforma sui pesticidi, con degli accenni. Sì, adesso io... Tanto sto ritornando. Lascio tutto qui allora, mi raccomando. Io verrei se mi hanno abbandonato. Non vedo più.
bravo, lasciala un po' lì, così la gente si fa un'idea della, di cosa stiamo parlando. Si parla molto di che ho sentito dire e